Le vittime più indifese delle rapine, gli anziani, guardate. Me l'hanno ammazzata come il cane. Me l'hanno ammazzata come il cane, me l'hanno ammazzata. Marina ha la voce soffocata dalle lacrime. Rosa Grossi, 88 anni, sua zia, è morta dopo che l'hanno pestata a sangue, lì ad Aprilia, a casa, dove teneva i ricordi di una vita. Rosa l'hanno colpita al volto, all'addome, forse non hanno trovato i soldi che cercava. Per me non so persone umane che amissi così. Le belve aggrediscono con ferocia, senza pietà. A Bologna, Albino Stefanelli, 79 anni, l'hanno ridotto così, dentro casa sua. E in due ho incominciato a picchiare, in due non posso difendermi. Uno mi teneva stretto e l'altro i calci. E schiaffi. Io tutti schiaffi e calci. Cambiano i volti, non le storie. Borgo Sabotino, provincia di Latina, a quest'uomo, un anziano imprenditore, hanno fatto passare una notte da incubo. Lui e la moglie sequestrati in casa. Erano in cinque, armati. Andando a montare la pistola qua. Da qua. La paura è che è venuto dentro casa mia a fare il padrone. Io dentro casa mia non mi potevo muovere. La paura che hanno negli occhi è la stessa, come i segni delle botte su questi corpi indifesi. I denti, vedete, praticamente un pugno, avranno dato un pugno talmente forte. Io evidentemente del dolore sono svenuta. Anna, 74 anni, di Roma. Cecilia, 65 anni, di Mestre. Per chi è ad occuparmi dopo torni? Chi se trova? Posso pure chi ne dare? O la signora Isola, 86 anni, picchiata e rapinata nella sua casa di Capannori, in provincia di Lucca. Guardiva, me l'ha strinta, me la teneva strinta, perché aveva paura che scappassi, no? Violati lì, nel loro rifugio, lì dove credevano di essere al sicuro. Immagini forti che ci lasciano davvero sgomenti, perché queste rapine sono compiute ai danni delle persone più indifese, degli anziani, ma non solo, perché ci sono anche giovani che subiscono rapine e portano per tutta la vita i segni della violenza subita. Abbiamo collegato da Pistoia Gian Michele Gambale. La sua è una storia esemplare, tra virgolette. Ci racconta la violenza, ci racconta le conseguenze della violenza di una rapina. Guardiamola insieme. Sono tutte cose che adesso io non posso più fare. Guidare una macchina, andare con gli amici a prendere un aperitivo, andare al mare. Oggi Gian Michele vive così. Le ferite di quella notte lo hanno costretto per sempre su una sedia a rotelle. Tre dei suoi salitori sono stati condannati a 14, 10 e 7 anni di galera. Per lui invece la condanna non avrà fine. Io ho sempre bisogno di qualcuno che mi dà un bicchiere d'acqua, se voglio fare una telefonata, accende la televisione. Io ho bisogno di una persona sempre accanto 24 ore su 24. È una storia che mette i brividi, quella di Gian Michele Gambale, che ringraziamo ancora una volta per essere qui con noi a testimoniare la sua disavventura, anche perché, come si diceva nel servizio, i rapinatori sono stati condannati a pene variabili, per lui la condanna dura per sempre.